Gian Maria, per me Gian Maria è un'istituzione da quando ho cominciato a fare l'attore, perché ho conosciuto Gian Maria Volonté come attore del teatro, come un giovane che il teatro lo vedeva non come esibizione, ma come ho cominciato io, soprattutto come un fatto sociale, quindi rappresentare delle cose in palcoscenico che non avessero soltanto il valore di essere una cosa meravigliosa, un racconto stupendo, ma soprattutto un messaggio sociale, un messaggio sul sociale. Per cui l'importanza che poi lui ha proseguito per tutta la sua carriera, facendo dei film che comunque dovessero significare qualcosa, sia il western che altro. Chiaramente con la collaborazione che oggi manca abbastanza per gli attori di una certa ideologia, di credere che il nostro mestiere sia qualcosa che deve servire fuori, e quindi con dei registi, degli sceneggiatori che sono stati il meglio del meglio del meglio che si potesse incontrare nel mondo contemporaneo, i grandi maestri, e non parlo solo dei registi, parlo di tutti quelli che collaboravano alla creazione di un'opera. Però per me Gian Maria Volonté era una persona simpatica, meravigliosa, inarrivabile, per cui ho deciso di non fare il cinema, perché non sarei mai potuto diventare un altro Volonté. Allora ho detto dedichiamoci ad altre cose, sempre con l'idea che potessero servire a smuovere questo pantano che spesso ci incombe e ci viene alle spalle. E ho avuto la fortuna di frequentarlo saltuariamente, lui e le sue compagne di vita. L'ultima è stata Carla Gravina, che si è chiusa perché evidentemente era, che poi è la mamma dell'ideatrice di tutta questa mostra su Gian Maria, dovuta qui, per cui vorrei che venisse a dargli un bacio e basta, perché è un anno di preparazione e questa signora quando si può fare una realtà non sta andando la pace. Vabbè, non fa niente, stiamo parlando di un vero, unico, grandissimo direttore artistico di questa manifestazione, ovviamente felice, il quale però mi ha coinvolta con il suo infinito amore in questa straordinaria manifestazione, e io semplicemente, come si può dire, Messo in opera, ti ho telefonato, ti ho scritto, ti ho convocato. Dopodiché davvero colgo l'occasione, perché non l'ho fatto in altri casi, davvero davvero sono commossa della loro presenza e anche soprattutto di quella del pubblico. Però il momento forse più toccante di tutto il festival sono stati proprio questi incontri con i ragazzi delle scuole, ma perché appunto far capire che attraverso dei film di 30-40 anni fa loro hanno scoperto chi era per esempio Aldo Moro, o chi era, o che cos'era la strategia della lezione, o che cos'era oggi, no, oggi cosa, cos'altro. No, ma ora aspetta, Mani Pulite, non sapevano cosa fosse Mani Pulite, cioè ecco questo, se soltanto Gian Maria sapesse questo, penso che sarebbe veramente molto molto lontano. Non ma soltanto davvero un grazie, perché non avrò altre occasioni, di ringraziare davvero tutto lo staff, cosa che in genere fa il direttore, però lo voglio fare anch'io, perché io non conoscevo tutta la macchina pazzesca, enorme, meravigliosa, di tutte le persone che lavorano con Felice, che sono ragazze, ragazzi, signore, signori, autisti, tutti veramente straordinari, e soprattutto l'accoglienza anche di questa città, che almeno a me ha dimostrato una